Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per l'analisi del giorno dopo di Lazio-Juventus finita 1-1. Perché ho scritto che rammarico, magari lo capirete anche voi meglio perché ovviamente sono un tifoso juventino, sostengo la squadra bianconera. Qua mi sono scritto 4 punti di cui possiamo andare a parlare in questo video. Primo punto ci dice, ho scritto giocata bene, comunque la Juventus ha fatto. Al di là del risultato, per come è arrivato il risultato, è una Juve che ha giocato bene, ha creato occasioni da gol e nei larghi tratti, soprattutto nel primo tempo, ha giocato meglio della Lazio. Poi è vero, nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati, la Lazio. Dicevamo, Lazio che nel secondo tempo comunque è riuscito un po', anche con i cambi azzeccati ovviamente da parte di Inzaghi, ha messo dentro Caicedo, ha messo dentro comunque Pereira, ha messo dentro Hot. Ha messo dentro Akpak, però comunque cambi azzeccati da parte della Lazio che a un certo punto aveva il possesso della palla e quindi ha schiacciato. E la Juventus comunque si è fatta un po' schiacciare da parte della Lazio, quindi una Lazio che ha preso un po' in mano la partita e provava con questi lanci lunghi, comunque con questi cross, a tentare di rimettere in piedi la partita che fino a 15 secondi dalla fine la Juventus conduceva per il risultato di 1-0. Quei maledetti 15 secondi. Praticamente come si svolge l'azione dell'1-1 della Lazio, la Juve recupera palla, lancia su per Dybala che non ha un bello stop, palla che finisce in rimessa laterale, ovviamente a favore della Lazio. Lazio che batte la rimessa laterale grazie soprattutto al consiglio del proprio allenatore, qui va dato il merito comunque ad Inzaghi, batte bene questo rimessa laterale Marusic mi sembra che dà la palla a Correa che in mezzo a 2-3-3 uomini della Juventus li salta tutti e due, tutti e tre diciamo. Palla che poi finisce in mezzo all'area dentro perché Caicedo che fa comunque una grande giocata, si gira, calcia e non c'è niente da fare per Szczęsny. Uno mi sembra uno dei primi tiri in porta da parte della Lazio, è arrivato proprio all'ultimo, allo scadere dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro che ha dato ovviamente il gol del pareggio regolare alla Lazio. E partita che poi si è chiusa purtroppo, lo ripeto ancora da tifoso juventino, sul risultato di 1-1. Complimenti comunque alla Lazio, da tifoso juventino bisogna fare i complimenti alla Lazio. Ci ha creduto fino alla fine, questo è lo spirito della squadra allenata da Inzaghi. Anche Inzaghi ha detto in conferenza stampa, la mia squadra ci ho creduto io e la mia squadra ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto. E anche direi fino anche all'ultimo secondo, visto come si è conclusa la partita, hanno trovato il gol proprio all'ultimo secondo. Gol che fa sempre, decide sempre Caicedo, ragazzi. Caicedo e gol degli ultimi minuti. Segnerà sempre Caicedo quando la Lazio deve pareggiare o comunque andare a vincere una partita agli ultimi secondi. State tranquilli, se c'è Caicedo in campo vi segnerà Caicedo. E questa è la leggenda, non ci puoi fare niente. Complimenti anche a Caicedo perché nel gol dell'1-1 contro la Juve ha fatto un bellissimo gol da attaccante di ottimo livello. Passiamo un attimo al discorso Dybala Bernardeschi. Qui c'è da fare comunque una bella analisi. Dybala che è entrato, comunque sì, come ha detto Pirlo, ok, voglioso e tutto, però non ci siamo, no? E ha fatto qualche sì, qualche passaggio, non vediamo più quel Dybala che comunque è capace a saltare l'uomo, a fare le sue serpentine in mezzo magari anche a 2 o 3 uomini avversari. Un Dybala un po' spento, direi anche un Dybala un po' fuori dal gioco dell'evento e su fuori dal gioco di Pirlo. Mi auguro di vederlo al più presto in forma e che possa tornare il Dybala che noi tutti i tifosi juventini conosciamo. Capitolo invece a parte per quanto riguarda Federico Bernardeschi, finite le parole purtroppo per descriverlo anche lui. Adesso entra Bernardeschi e sembra che noi dobbiamo prendere gol per forza. Poi non c'è nessuna colpa di Bernardeschi per quanto riguarda il gol dell'1-1, nessuna colpa a Bernardeschi perché non era in quel frangente di campo e quindi la colpa non va a lui, però sembra una maledizione. Entra Bernardeschi e noi prendiamo gol. Bernardeschi comunque entra all'87esimo minuto, quindi diciamo partita quasi finita, la Pirlo l'ha messo lì perché Morata ha chiesto il cambio, non ce la faceva più purtroppo Alvaro perché stava fino a lì, stava facendo veramente una partita assurda dove teneva tutti i palloni che la Juventus diciamo, rilanciava in avanti, si appoggiava molto all'attaccante spagnolo, così come anche Ronaldo che ha giocato un'ottima partita. Diciamo che i cambi di Dybala e Bernardeschi, tutti e due diciamo un po' forzati anche, no? Perché Dybala è entrato al posto di Ronaldo che aveva un po' male alla caviglia, Bernardeschi è entrato al posto di Morata perché ve l'ho detto, Morata non ce la faceva più, ha finito la benzina, quindi cambi che purtroppo. E così da dire, ci hanno portato a perdere 2 punti contro comunque una grande Lazio. Quindi partita che finisce sul risultato di 1-1. C'è grande rammarico per quanto riguarda l'ambiente juventino, invece grande entusiasmo per quanto riguarda l'ambiente laziale, però testa avanti e sempre forza Juve. Io ragazzi vi ringrazio per aver visto qua il video analisi del giorno dopo di questa partita.
Lasciate un mi piace, un bel mi piace, mi raccomando, un commento, iscrivetevi al canale, a voi gratis, a me date una grandissima mano. Noi ci becchiamo a un prossimo video, bella ragazzi!